palla. E oggi parliamo di un argomento molto interessante per chiudere il tema, diciamo, coronavirus. Speriamo di fare quest'ultima puntata e di non trattarlo mai più, perché ci sta un po'... Ma io in realtà questa cosa non te l'ho detta, quindi la diciamo live, anche se voi non lo sentirete live, che c'è una puntata, secondo me, bellina, che avevo detto una volta e che poi non avevamo più parlato, ma mi è venuto in mente ieri, sulle bufale sul coronavirus, nel senso sulle... non so, il coronavirus non esiste, sul modo per venderci i vaccini, Bill Gates, la terra piatta, no, complotti, così. Vabbè, allora, siccome possiamo letti, dire la penultima. Ne ho letti di cose divertenti. Se alla gente interessa, giusto, fare una puntata un po' più leggera sul coronavirus, potremmo farla. Quindi fateci sapere sui nostri canali social, ormai lo dico. Sì, bravo. E no, mi è venuta in mente questa puntata perché appunto sabato, quindi è stato il 25 aprile, festa della liberazione, e questo mi ha fatto un po' pensare, no? Perché stanotte ovviamente ho passato una notte insonne e ho pensato un sacco di cose. E tra le altre cose... Hai pensato a Deep in Crimini? Assolutamente sì. Ricordiamo agli amici a casa che Deep in Crimini è live e che sta andando bene. E che stiamo aspettando anche le vostre conclusioni per fare la puntata conclusiva, che non so se oggi uscirà. Non si sa. Vediamo. E quindi... 25 aprile, festa della liberazione, ho pensato, no, alle guerre, alle catastrofi veramente importanti della storia, e poi ho pensato, cazzo, noi siamo qua a lamentarci che a causa del coronavirus siamo chiusi in casa davanti a Netflix con Pornhub gratis, a mangiare, ad ascoltare Deepen e la gente comunque, soprattutto ad ascoltare soprattutto, Deepen, e la gente comunque si sta lamentando, ma io per primo, Non mi escludo da questo discorso, quindi secondo me dobbiamo ridimensionare le nostre priorità e andare a capire anche quali sono gli aspetti potenzialmente positivi di questo coronavirus, quindi di questo problema globale che ci ha colpito, e quindi ho analizzato un po' di aspetti positivi. Quindi, innanzitutto volevo parlare della quantità di morti, no? E tra l'altro c'è un articolo dell'Internazionale che spiega quanto la visione del coronavirus sia stata peggiorata dal fatto che i social e i mezzi di comunicazione in generale abbiano utilizzato delle parole di stampo militare per parlare del coronavirus, come guerra, come difesa e tutti questi generi di parole che comunque ci hanno dato un alone, secondo me, negativo oltremodo rispetto alla situazione del coronavirus. E secondo me il numero di morti anche, adesso io non dico che il coronavirus sia qualcosa di bello o che sia una passeggiata, però ci sono, possiamo dire, una media di 600 morti al giorno a causa coronavirus. Tra... Sì, anche ultimamente anche leggermente meno. Sì, forse. Infatti magari dalla fase di picco ad adesso che stanno diminuendo, in media, adesso la media la calcoleranno a fine infezione, vabbè, comunque, però più o diciamo meno... tra i 5, 600, 700 morti al giorno. Però quanti morti abbiamo risparmiato da altre situazioni? Per esempio leggevo che degli studiosi americani dell'università, mi sembra di Phoenix forse, una roba del genere, poi vi linko magari l'articolo direttamente così è un po' più preciso, hanno calcolato l'impatto positivo del coronavirus per esempio sugli incidenti stradali. Uh-huh. E quindi è vero che muoiono 500 persone al giorno, ma è vero anche che muoiono 400 persone in meno al giorno di incidenti stradali. Una cosa... positiva, possiamo dire, o comunque quantomeno che tampona la situazione negativa del coronavirus. Inoltre c'è stato anche uno studio italiano pubblicato dal Messaggero che appunto parla proprio degli incidenti stradali e ci dice, è uno studio fatto sulla città di Roma, che nello stesso periodo, quindi marzo 2019 e marzo 2020, il totale degli incidenti stradali a Roma era stato l'anno scorso di 2583. contro i 932 di quest'anno. Inoltre, 700 incidenti stradali in meno. Esatto. Tra questi abbiamo avuto l'anno scorso 11 morti a Roma, quest'anno uno solo. E inoltre i feriti sono passati da 1249 a 345. E questo è sia un dato... Però aspetta un secondo, perché c'è qualcosa che non torna. Stavo pensando a quello che hai detto prima, che secondo me o ho capito male io o hai detto qualcosa, cioè hai sbagliato a dire qualcosa, perché tu hai detto che
stiamo facendo 500 morti di coronavirus indicativi al giorno, ma ne stiamo risparmiando 400 al mese, però stradali. Sì. Ah, 400 al mese, non al... Infatti dicevo, sì, sì, al mese. 50.000 morti all'anno, no, in macchina. No, no, no. Questo, ah, questo okay, però okay, è uno dei fattori tra gli altri mille, certo, che poi sì, diventerò, sì, sì, no? Sì, sì, ok, ma non avevo capito. Sì, sì, no, hai ragione, come, hai ragione. Come l'avevi detto prima non si capiva. Ok, perfetto. E quindi? No, ma sicuramente il lockdown, scusa, poi ti faccio finire, il lockdown, che tra l'altro è un altro termine militare, no? Lockdown. Esatto. Sta facendo risparmiare dei morti in altre situazioni. Questo è evidente, nel senso che chiaramente sei in casa... Eh sì, non puoi fare un incidente stradale in salotto. Pensavo l'altro giorno al ciclismo, no? Di solito al ciclismo i dati dicono che ne muore uno al giorno, mm-hmm, in Italia. In questo periodo penso che non ne sia morto nessuno, quindi anche lì un centinaio di ciclisti che non sono stati investiti. Certo, però, sicuramente. Sì. E un altro dato positivo, vi riporto sempre un... Ah, relativo all'inquinamento, perché l'inquinamento, chiaramente nel periodo... Inquinamento su cui possiamo dire settimana sì, prossima, sì, lo diciamo, state collegati. Lo diciamo, perché Zappa questa notte nel suo... Poi bellissimo, io quando paura, parlo di me in terza persona. Speriamo che un asteroide ci uccida prima. Durante questa notte insonne ho risolto il problema del climate change. Quindi state connessi, perché lunedì prossimo ci saranno... Diventiamo miliardari. Ci saranno rivelazioni. Oltretutto, puntata fondamentale, perché oltre a spiegarvi come risolvere il problema dell'inquinamento ambientale, questa puntata, la data di questa puntata mi fungerà da dimostrazione della paternità dell'idea per quando dovranno darmi il premio Nobel. Quindi okay, state collegati. Quindi a proposito di inquinamento, chiaramente è diminuita il particolato nell'aria, è diminuito quindi il PM10, tutti gli inquinanti che siamo abituati ormai a conoscere, e questo, a parte l'effetto, diciamo, lapalissiano sull'ambiente, ha un effetto anche sui morti causati dagli altri tipi di virus. Questo perché il particolato può essere un vettore di trasmissione dei virus. Si ha anche una diminuzione di tutte le altre infezioni virali. Quindi questo chiaramente è un dato incalcolabile, quante persone sono state risparmiate dalla pulizia dell'aria, però sicuramente c'è stato anche da questo punto di vista un miglioramento. Mm-hmm. Sì, vabbè, ma io non ho capito cosa vuoi sostenere. Cosa voglio sostenere? Che questo coronavirus non è una tragedia come ce lo stanno facendo percepire. No, quello di sicuro, ma la tragedia del coronavirus non è il fatto che abbiano chiuso, ma non in Italia, abbiano fermato il tempo in un certo senso, no? Cioè abbiano chiuso i cittadini nelle case, limitando chiaramente le uscite, cioè quella è più la tragedia dei morti in sé, nel senso che i morti sì... Sicuramente sono, come si può dire, non è una bella situazione, sono morte tante persone, però la mortalità non è, cioè è stato un virus tra le altre cose che va a colpire gli anziani, per esempio, non va a colpire i bambini. Esatto, cioè, quindi alla fine, secondo me, se andiamo ad analizzare le statistiche, il numero di morti di questo periodo non è andato così tanto al di fuori del rumore di fondo, cioè delle morti. No, assolutamente, ma quello per quello altre ci cause. Sta. Quello ci sta. Il discorso è che probabilmente senza le misure cautelative che hanno messo in atto ci sarebbero stati molti più morti e molti più contagiati, quindi è stato probabilmente giusto, certo, mettere in atto queste misure, ed è probabilmente giusto dal 4 maggio che piano, cose iniziano a tornare a una sorta di normalità. No, io non so quali sono, io ho perso un po' di interesse in realtà in questa faccenda, che all'inizio era più appassionante, poi dopo un po' ho rotto un po' i coglioni. Almeno per me, nell'informarmi, andare a vedere i morti, tutte queste cose, mm-hmm, i decreti. Però sì, adesso c'è tutta la parte invece di... che è brutto da dire, perché non è che possiamo scambiare le vite delle persone con la parte economica della vita delle persone, delle altre persone. Però poi adesso c'è tutto un discorso sul post da un punto di vista economico, commerciale, cioè attività che sono state chiuse 2 mesi, non è così scontato che riaprano e vada tutto bene. Certo, cioè, però secondo me sono un sacco di fattori. Il punto anche è che la gente si sta lamentando bar. Di tutto. Cioè c'è la gente che adesso si lamenta. Beh, le scuole sono chiuse e non possiamo andare a lavorare. Sì, ma comprensibile fino a un certo punto, perché comunque, cioè, ti stai lamentando facendo
non so, una campagna contro i politici che ci devono far ricominciare. No, ma allora, la campagna contro i politici, ma che ci senso sarà ha? Sempre. Che senso allora, ha? Che la gente si lamenti contro la politica è parte stessa della politica, quindi non è questo il punto. È ovvio che... cioè, allora, la gente si lamenterà sempre, e io delle lamentele della gente... così come la gente delle mie lamentele se ne no, lasciano il tempo che trovano. È chiaro che però siamo arrivati a un punto in cui non è più la settimana, non è più le due settimane, non è più il mese, non sono più i due mesi. Siamo arrivati a un punto in cui se sommia, perché poi non è mai secondo me un problema di una cosa, no? Come abbiamo detto in una puntata che poi non è mai stata pubblicata. I problemi grossi hanno molte spiegazioni che si intersecano. Mm-hmm. Quindi secondo me non è più il problema del... Cioè adesso le lamentele e... A parte che poi basta guardare fuori dalla finestra, rispetto a due settimane fa c'è molta più gente fuori. Sì, perché secondo me un po' di gente ha detto, sentite, mettetemi una multa ma io esco. Cioè ci sono tutta una serie di cose. C'è la gente che non ce la fa più a stare in casa. L'altro giorno c'era uno dal balcone dell'altra casa che si è impazzito, ha iniziato a urlare. Quindi la gente è sfasa. La gente ha bisogno di mangiare, quindi a livello economico comunque in qualche modo devi fare, quindi ha una situazione di sconforto personale, cioè di dire che palle stare in casa, si aggiunge anche uno sconforto lavorativo economico. Cioè si sono tante cose che si sommano che portano a dire non ce la facciamo più perché e va bene, e soprattutto il discorso poi è anche parametrato alla gravità della cosa. Perché è chiaro che se tu vedessi morti per strada, perché se esci ti prende una roba che ti fulmina immediatamente, tu non ti lamenti, ti dici no, sto in casa, non esco per nessuna ragione. Ma è quello che mi infastidisce. La percezione però è che è una malattia brutta, per carità di Dio, però che non è neanche la fine del mondo. Esatto, che è quello che secondo me con questo bombardamento mediatico un po' però stanno cercando di farci passare. No, senza dubbio, ma scusami, quando esce, io mi ricordo una settimana fa, due settimane fa, io poi ho perso la cognizione del tempo perché tutti i giorni chiaramente sembrano uguali, leggo su un giornale online qualsiasi, università di Harvard, Cambridge, quella che è, tanto quella roba lì, studio fino al 2022, distanziamento sociale o lockdown fino al 2020, cioè, ma capisci che tu metti una roba del genere, ti viene l'angoscia e dici vabbè, ma io esco. Cioè è vero che c'è stato, e probabilmente, allora io aggiungo un'altra cosa su questo che è un po' più maliziosa, ma che non penso che vada molto fuori dalla realtà. C'è un business dietro, perché i giornali in questo momento stanno guadagnando l'inguadagnabile. Certo. Cioè i click che fanno con dei titoli clickbait, che già fanno normalmente, ma figurati adesso in cui poi la gente ha paura e che quindi è sempre alla ricerca di informazioni e cose. Un titolo come distanziamento sociale fino al 2025. Sì, è chiaro. La gente, ma io per primo lo vado a vedere, perché dici, minchia, ma come distanziamento sociale fino al 2025? Sì. Capito? Quindi è chiaro che anche a livello mediatico funziona questo ingigantimento della malattia e del panico. Poi esci per strada, vedi la gente con la mascherina, che stanno un po' lontani, ma no, senza la fine, senza robe incredibili. Che è quello che poi succederà probabilmente dal 4 maggio in poi. Cioè, esatto. Che usciremo e torneremo a fare una vita non uguale a prima, però abbastanza simile, con una mascherina, con un po' di precauzioni. Sì, però almeno finché non ci sarà un vaccino. Esatto, e poi sarà interessante vedere quando ci sarà il vaccino, chi lo farà, chi non lo farà. Io li voglio fare troppo la puntata Novax. Novax. Sì, ma voglio invitare qualcuno però, perché... bisogna trovarlo. Ma non sarà difficile, basta mettere un po' su Facebook e lo troviamo. Questo è il tipico argomento che possiamo fare, perché sei tu quello più avvelenato, che comunque hai più autocontrollo di me, no? Io lì magari rido, faccio lo show, però no, non mi avveleno. Sì, però tu poi hai questa grande capacità di restare dentro i confini della legalità che comunque ci che non è detto. Quindi dice sì, che può servire. Esatto, che può servire nel proseguo del podcast. Quindi sì, quella sarà sicuramente una puntata interessante. Però io penso che poi per tornare alla domanda su iniziale, no? Cioè che cose positive abbiano cioè ci abbia lasciato questa quarantena, questo lockdown, come vogliamo. Beh, sicuramente, allora, all'inizio è stato difficile, almeno per me, io all'inizio l'ho sofferto abbastanza. Poi io
come ho già detto in un'altra puntata, stavo per iniziare due lavori, neanche uno, che ho perso tutti e due, quindi capisci che cioè, certo. C'è anche un discorso economico, sì, e poi proprio ma anche emotivo, cioè. Sì, sì, esatto, di difficile, però al di là di quello c'è cioè, stato pesante all'inizio, no? Poi in realtà ho trovato le mie, cioè ricrei delle tue routine un po' diverse, che comunque mi hanno tenuto impegnato, devo dire che ultimamente mi pesa anche molto meno. Cioè è chiaro che poi ho voglia di uscire, ho voglia di fare, non vedo l'ora, però non sono qua tutto il giorno a dire Madonna, speriamo che domani no, ci sia l'annuncio. E poi in realtà ci sono state anche tante scoperte di tecnologie, di servizi che prima magari conoscevamo meno e che poi hanno avuto un boom, no? Da Zoom, no? L'app Zoom, no? Classico esempio che nessuno, io non ho mai sentito. Neanche io. No, ma infatti c'è stato un fiorire di questo tipo adesso, di startup. Io in settimana farò lezione con la scuola dopo un po', cioè dopo mesi, e utilizzerò tutta la suite di Google, quindi Google Meet, mi pare che sia, Google Classroom si chiama. Sì. Che io ormai conosco Google fin Meet, troppo bene, purtroppo, a esatto, casa di mia quindi madre. Tutte queste cose che secondo sono comunque molto interessanti. C'è stato, e l'e-learning, per esempio, è un, come si dice, è un mercato che sta avendo un botto ovviamente che sta avendo un botto pazzesco. Sì, oltretutto così come il delivery, così come Amazon, che poi figurati. Esatto, Amazon, un'altra cosa che ho pensato io è l'acquisto online, perché poi in Italia secondo me quasi ci voleva un qualcosa che obbligasse le persone a capire che si può pagare online e che necessitiamo di una carta per poterlo fare, perché tanta gente ovviamente utilizza ancora i contanti, tanti non hanno il conto in banca. E quindi questo è un altro aspetto positivo, secondo me. Sì, che poi, allora, io sull'acquisto online, questo sarebbe bello farci una puntata magari più approfondita sull'acquisto online. Io acquisto online senza problemi, nel senso che non ho un preconcetto di mi rubano i soldi, mi colano la caccia, cioè, acquisto online. Neanch'io, uso una ricaricabile, comprato, giusto per essere esatto, più sicuro. Esatto, io ho una carta, quelle dei conti online che carico, quindi ho sempre acquistato, ho guardato l'altro giorno che sull'account di mia madre di Amazon ho iniziato nel 2008 a fare acquisti su Amazon, quindi sono più di 12 anni. Però io non sono un fan sfegatato dell'acquisto online, nel senso che è vero che si risparmia mediamente un 10-20%, quello che è, comunque si risparmia. Però si perde un po' una magia, no? Del vado lì, mi scelgo la cosa, lo guardo, lo tocco, magari poi mi sembra bello, lo vedo, non mi piace, o mi piace, non mi piace. Cioè, non so, non sono un grande. Cioè, mi piace, li faccio, però non sono sì, uno dipende che da cosa diventa comprare. Matto per la. Esatto, infatti per quello che ci farei una puntata e analizzare. Perché, cioè, per esempio, sono tante startup che ti portano del cibo a impatto ambientale quelle zero. Quelle sono fighissime. Cioè, quelle sono fighissime. Però se non sei in grado di pagare online, non hai una carta, non l'hai mai fatto, no, te le perdi, ecco, quella, diciamo. Tutta quella roba, e oltretutto su questo è un altro argomento che volevo affrontare, però visto che tanto abbiamo tempo parliamo oggi, visto che facciamo una puntata settimana, sì. Ho visto una cosa, appunto, giustamente perché poi nella crisi, no, la gente deve un po' reinventarsi, cioè deve trovare un nuovo metodo di vendere soprattutto, perché poi mentre per i ristoranti è vero che puoi fare un asporto, però è un po' più difficile, comunque ti devi chiamare il cuoco, cioè. Ho visto un sacco di cose strafighe, sia di quelli che dicevi tu, no? Quelli che ti portano magari la verdura, la frutta, la carne, no? Sì. C'è anche un macellaio qua vicino che porta la carne a casa, la carne buona, la carne del macellaio. Ma ho visto anche delle cose molto interessanti da parte di agriturismi e da parte di allevamenti e caseifici di montanari che ti spediscono a casa formaggi, bresaule, no? Dalla Valtellina. L'altro giorno mia madre ha preso delle bresaule. Questa è una figata. Dalla Valtellina, si ricollegherà con la puntata di lunedì prossimo. Mi che spoiler. Tra l'altro strafigo, perché ha sbagliato a far l'ordine. Gli è arrivata una mucca viva. No, perché praticamente ne ha prese due, ma ha schiacciato conferma ordine e non ha non è uscito niente. Allora l'ha rifatto, ma in realtà era andato, era partito, quindi ha detto vabbè. Però le è arrivata a casa due bresaole, due pezzi di bresaole interi, formaggi, tutte sotto vuoto, quindi freschissima, poi messo in frigo buonissimo, a un prezzo decente. Cioè, sì, perché oltretutto poi non ci deve guadagnare il supermercato sopra, magari alla fine paghi lo stesso.
Cioè, è un po' di più, però alla fine in un momento di crisi comunque sai che ti arriva da gente che lo fa loro, cioè che l'hanno fatto loro, quindi non è che dici chissà chi l'ha fatto, mm-hmm. e ci sta che costi un po' di più se lo fanno in Valtellina. Sicuro. Rispetto a che se lo fanno in Turchia, ok? E questa è una cosa pazzesca, cioè tu vai sul loro sito, oppure c'è un'app che te li segnala, cioè si sono inventati delle situazioni molto interessanti. Sì, è una sorta di nuovo telelavoro alla fine, di gente esattamente, che impara. Anche perché internet. Poi io che sono innamorato della montagna, uno dei grossi problemi di questi caseifici è che o vendono nel paesino, o vendono nella valle, oppure non vendono da nessuna parte. Certo. Invece così puoi vendere potenzialmente a tutto il mondo. Questa è una cosa da considerare, molto importante. E tra l'altro un altro che invece segue la mia ragazza, da cui abbiamo ordinato delle cose, tra l'altro abbiamo ordinato una cosa buonissima, una cosa che faceva cagare, però ci sta. Lui si è inventato di fare le foto, le storie un po' sceme con i suoi animali su Instagram, quindi adesso ha tipo 30-40 mila follower su Instagram, nel senso che si è inventato questa cosa, e diceva che molti calciatori di Serie A fanno ordini da loro. È figo. Anche da 2, 3, 400 euro a botta. Ma infatti anche questa storia di Instagram, comunque loro gli permettono. Mi ci leggo, perché anche molte associazioni culturali, musei, stanno, diciamo, imparando a utilizzare i social network per diffondere cultura. Mm-hmm. Per esempio il Guggenheim di Venezia fa il Kids Day, che è una specie di evento dove spiegano le cose ai bambini, piuttosto che il Guggenheim di New York anche sta organizzando robe del genere. Cioè stanno iniziando a utilizzare effettivamente gli strumenti dei social network piuttosto che dei siti che hanno online per effettivamente fare qualcosa di buono, quindi diffondere la cultura in modo anche gratuito. Cioè, quindi guarda, questo è un altro aspetto positivo, secondo me. Ti faccio due esempi che a me sono piaciuti tantissimo, chiaramente poi seguono i miei interessi, però ognuno ha i suoi potenzialmente, no? Ne ritrova. Uno, un sacco di artisti che hanno messo online contenuti gratuiti o hanno fatto concerti su Instagram, concerti su Twitter, sui siti. Per esempio Neil Young ha messo dei suoi vecchi concerti inediti, magari degli anni 90, sul suo sito gratuito, andavi lì e lo guardavi, che comunque è bellino. Libri gratuiti. Ieri Nick Cave ha aperto un canale YouTube con 24 ore su 24 di contenuti. Concerti, video, interviste, la maggior parte inediti, non tutto, dove comunque tu, cioè, ti colleghi a qualsiasi ora, c'hai mezz'ora, 40 minuti, cioè te lo guardi. Che comunque è strafigo, perché comunque artisti che ti piacciono, che ti mettono del contenuto gratuito, o che magari ti fanno una live su Twitch. Ho visto anche tanta gente che ha fatto la live su Twitch, dove infatti, comunque appunto, cantano, parlano coi fan. È bellina, secondo me, infatti, sta cosa. Mi sembra che questo lockdown forzato, alla fine, stia portando quanto c'è di buono di internet. Cioè, si stanno scoprendo le vere potenzialità di un mezzo che finora abbiamo estremamente sottovalutato. E guarda, ti faccio l'ultimo esempio su, tra l'altro, un settore che è super conservatore, come quello degli orologi, sai che mi piace, che praticamente in questo periodo doveva esserci Baselworld a Ginevra, che è praticamente la fiera più importante dell'anno, no? È tipo il salone di Ginevra delle auto, ma con gli orologi. È esattamente lo stesso punto, siccome conosci bene il posto. Poi magari vi raccontiamo anche questa storia. Esatto. questo è in un altro podcast proprio. E come si dice? E c'era la fiera di questi orologi. Chiaramente la fiera è saltata, ma l'hanno fatto online. Cioè c'è proprio un sito in cui puoi andare e vedi tutte le novità, ma i brand il giorno prima, giustamente, sui canali social hanno pubblicato, hanno fatto tutta la settimana dove hanno pubblicato degli sneak peek, no? Cioè ti facevano vedere un pezzettino, no? In modo che tu salivavi, dicevi mica chissà che. Ieri hanno aperto a tutto, quindi hanno fatto vedere tutte le cose. E la reazione è stata bellissima del pubblico, perché al posto che dovere, cioè, era più complicato prima, perché o andavo là, però, o dovevo seguire tutti i report, invece io mi interessano questo brand, vado sul suo canale Instagram, guardo tutte le storie, ho tutte le cose, hanno fatto delle cose belline perché ci sono i vari CEO che parlano dello sviluppo, cioè tutta una serie di cose. Di un settore, ripeto, super conservatore, come quello degli orologi di lusso, che è un settore vecchissimo, dal 1700, quindi... Però si è svecchiato tantissimo. Certo.
Tra l'altro... E soprattutto Baselworld costa milioni di euro a ogni brand per mettere lì gli orologi, gratis. E questi dicono adesso non lo faccio più. Sì, no, cioè, magari milioni di euro, poi riapriranno e lo faranno comunque, però magari affiancheranno questo tipo di mezzi. Affiancheranno e spenderanno molti meno soldi per avere più pubblicità. Per avere molta più pubblicità sui social. E questa è stata una grande occasione che invece il Salone di Ginevra ha perso. Perché il Salone di Ginevra è andato, diciamo, in maniera opposta, nel senso che doveva essere, mi sembra, la settimana dopo dell'inizio del lockdown italiano, e hanno deciso di annullare tutto, basta, non si fa niente. Quindi le case produttrici, che tra l'altro avevano già pagato per gli stand, avevano già tutto pronto, quasi c'erano già le auto, anzi c'erano già le auto in viaggio per Ginevra, e hanno detto no, tornate indietro. E hanno chiuso tutto così, basta. Mentre avrebbero potuto benissimo fare una cosa del genere. Che esatto, che poi anche le auto, è vero che sugli orologi è più facile, no? Perché sono più piccoli anche proprio fisicamente, è più, però sì, però anche l'auto, sulle auto quanta si può più fare... risonanza ha una Lamborghini su Instagram. Infatti, esatto, è quello discorso, puoi fare comunque, però lo devi preparare, no? Cioè ci vogliono mesi per preparare video, fare contenuti. Sì. Però l'anno prossimo sicuramente fanno così, cioè è un mezzo talmente, perché poi hanno ormai talmente tanti follower e le dirette, cioè le dirette su Instagram che boom hanno avuto. No, cioè, io prima entravo nel feed, ne avevo una ogni tanto, adesso ho magari le prime 6-7, sì. No, 6-7 cerchietti che sono dirette, di gente che non mi frega, ne guardo neanche una, però... No, a me no, non mi frega un cazzo. Sono persone interessanti, perché magari se il tuo amico fa la diretta non te ne frega un cazzo, però se no, magari no, una anche... persona che segui, o certo. Un museo, o una, comunque una persona di riferimento... Cose fighe. Però è scoppiata questa cosa... del, come si dice, di utilizzare i social, che poi in questo periodo è Instagram sostanzialmente, magari anche TikTok, ma io non lo bazzico, quindi non lo conosco. È scoppiata questa idea di pubblicizzare le cose per chi deve venderle, anche invece per artisti, per esempio, di mettere materiale gratuito. Twitch è un altro che sta avendo un successo pazzesco, ma ne abbiamo già parlato. E quindi queste secondo me sono le cose belle del... come si dice, sono le cose belle. Guarda, ti faccio un esempio stupido che ho scoperto l'altro giorno. Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, sì. Streama su Twitch tutti i giorni. Sta facendo sui simulatori. Sulla Formula 1 è abbastanza forte. Ieri stava facendo le prove su assetto corsa. Lui è un simulatore e prendeva 2,5 secondi a giro dal più veloce e diventava matto, no? Perché poi lo prendevano per il culo in chat. Diceva, cazzo, sei pilota della Ferrari, guadagni 10 milioni di euro stagione, 2,5 secondi a giro. Ma tu sei un 13enne tedesco. Faceva morire perché faceva il giro di ricognizione, poi il giro veloce, 2,5 secondi, andava ai box, cambiava tutti i settaggi della macchina. Usciva più a 2,5 secondi a giro. E poi lui è simpaticissimo, è molto autoironico, quindi diceva incredibile come vinco la gara, no? Sì. In Bahrain e poi prendo 2,5 secondi a giro da e leggeva i nick di quelli lì, quindi Mister Fracazzi da Velletro. Bellissimo. E la cosa bella è che lui ha fatto 2 settimane fa delle gare. Io non le ho viste perché l'ho scoperto dopo, ma ha fatto delle gare dove con altri piloti della Formula 1, con i suoi amici, facevano appunto queste gare e raccoglievano i soldi in beneficenza. Sì. E ha raccolto 200.000 euro. Quindi scazzi. Ha raccolto tanti soldi che poi ha dato in beneficenza facendo delle... E poi bellino, perché è lui che guida, risponde ai fan, la gente gioca con lui, quindi dice, mica, sì, ma tu sei davvero anche... quello lì? Sì, sì, sono quello anche lì. Il mondo della Formula 1, che oggettivamente sta morendo negli ultimi anni, come risonanza, come... gente che lo guarda, cioè quanto può avere, quanto può essere utile uno strumento come questo per portare no, la gente a tornare a guardare le gare. Ma infatti io che non lo guardavo da 10 anni, probabilmente la prossima gara me la guardo giusto per vedere Charles Leclerc, sì. Perché mi ricordo che prendeva 2,5 secondi a giro su Twitch, su assetto corsa, sì. E magari poi va a vincere la gara contro Hamilton a 350, cioè capito? E a me queste cose sono piaciute un sacco, sì. Per esempio... E non l'avremmo mai, meno io non l'avrei mai scoperta normalmente, no? E quindi ti dà modo di scoprire determinate cose belline. Anche un'altra cosa che poi magari chiudiamo, io l'allenamento in casa l'ho scoperto, io mi sono mai allenato in casa, detesto allenarmi in casa, no? Ma niente di addominali, qualche flessione, braccio, sono cose normali, stretching, sì. No, cose normali. Mai fatto in casa perché, cioè, comunque sei sul divano, non c'hai voce, in casa comunque devi avere una bella testa per allenarsi, io non ce l'ho.
Oh, io sto mese, siccome la prima settimana ho mangiato un bue e ho visto la panza che diceva senti piano, io tutti i giorni adesso qualcosa faccio. Ma io ti dico, mezz'ora, 40 minuti, l'allenamento online, sì online, l'allenamento in casa lo facevo, cioè l'ho sempre più o meno fatto, però devo dire che adesso che sono ancora di più costretto a farlo non mi piace. Non mi piace perché... No, neanche a me piace, ma infatti io probabilmente poi quando finirà non lo farò più, lo farò molto meno. Però un sacco, ho visto un sacco di gente mettere allenamenti online su YouTube, anche proprio dirette, un'ora, quindi comunque lo puoi fare insieme, ci sta di più. Sì. Però è stata un'altra cosa che io ho riscoperto, no? E comunque ci vuole un po' di dedizione, un po' di voglia. Però ti ripeto, una cosa che non ho mai fatto, alla fine anche quella sapevo che, non so, io 4:30, 5:30, in quell'ora mi ci metto, no? Sì, sì. E comunque ti dà un paletto che dici, ok, se devo fare qualcosa prima, lo devo fare entro quell'ora perché sennò poi non ho più tempo. Poi dopo magari devo fare tipo in Crimini, stasera, no, stasera ormai l'hanno già sentito, comunque andate a sentire tipo in Crimini, e quindi poi devo fare attenzione perché sennò non riesco a... Cioè esatto. Ti dà comunque qualcosa da fare. Sì, una struttura, una routine. Io l'ho fatta l'altro giorno con la mia ragazza in giardino, è stato bello. Penso che oggi ripeteremo. Perché secondo me non si può fare, cioè l'idea del sto a casa, guardo serie TV e cazzeggio tutto il giorno, no, una dura settimana. Due giorni. Sì. Esatto, cioè dopo io divento matto, cioè se non hai una struttura un minimo... Ma puoi essere anche di cazzeggio. Io ho studiato tipo in Crimini sostanzialmente, cioè passavo le ore a leggermi cose, a confrontarle, ad appuntarmele, però almeno avevo qualcosa da fare. Certo. Per quanto adoro le serie TV, non posso pensare di guardare 10 ore di serie TV. No, ma infatti io la gran parte della quarantena l'ho passata davanti ai libri, nel senso che avevo un esame da dare e adesso ne sto preparando un altro gigante, quindi comunque ho da fare, sì, nel senso, non mi sto annoiando. Ti è servito. Quindi esatto. Direi che possiamo andare a chiudere. Diteci voi come avete passato la quarantena e quali sono secondo voi le cose positive che ci hanno portato per avere un po' di, diciamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno sto giro. Sì, dai. E ricordatevi di commentare sui nostri social, quindi su Instagram, Twitter, ma soprattutto iscrivetevi sul canale Telegram. Sì, e... sta crescendo. Sì. E comunque è abbastanza attivo, nel senso che la gente poi commenta, fa e disfa. Sì, quindi... sì, sì. Quindi ci e vediamo. Seguite tutti i podcast, anzi no, ricordiamo la scaletta dei podcast. Scaletta, perché sennò lunedì sentirete questa puntata di Deepen, mercoledì ci sarà la puntata di Deepen come fare podcast, okay. Per tutti coloro che vogliono imparare a fare podcast da zero, e venerdì, esatto. Sabato e domenica puntata di Deepen Crimini, che però Palla ci deve spiegare un po' adesso come funzionerà. No, adesso vediamo, nel senso che è finito, quando voi sentirete questo podcast sarà finito il primo caso e non so se questa settimana o la prossima iniziamo già con un nuovo caso, quindi comunque se non avete sentito il primo caso andate a sentirvi quello, che tanto sono 9 puntate. Sì, quindi... che tra l'altro la puntata di ieri, ragazzi, cioè da panico. C'è stato, c'è tanto materiale e poi di solito comunque se ci seguite sui social lo annunciamo, ci sono venerdì, sabato e domenica dalle 7 alle 8 più o meno un'ora di live dove appunto parliamo di crimini famosi. Va bene, quindi ci vediamo, ci sentiamo, anzi mercoledì. Ciao. Va bene, ciao a tutti.